Il governo degli Stati Uniti ha ordinato l'evacuazione della propria ambasciata a Tripoli, in Libia. Washington ha anche esortato tutti i cittadini americani presenti a lasciare immediatamente il paese nordafricano. Gli stessi provvedimenti sono stati presi anche dall'esecutivo turco. Tuttavia, il segretario di Stato statunitense John Kerry chiarisce. Intorno all'ambasciata c'è un clima di violenza che non sembra diretta all'ambasciata, ma rappresenta un rischio per il nostro personale, per cui sospendiamo le nostre attività. L'ambasciata stessa comunque non è chiusa. Vista l'assoluta instabilità del paese, Washington non intende correre il rischio di una replica di quanto avvenne a Bengasi nel 2012, quando, nel corso di un attacco alla locale rappresentanza diplomatica, rimasero uccisi l'ambasciatore Chris Stevens e altri tre cittadini americani.